Cari lettori di Eurogamer.it, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo unboxing. Quest'oggi parliamo di un prodotto di Speedlink, si tratta di un volante, è il Trailblazer Racing Wheel, è un volante compatibile esclusivamente con la console di Microsoft, Xbox One, è un volante dotato anche di pedaliera, diciamo entry level, sicuramente si tratta di un prodotto per chi vuole avvicinarsi al racing su console, alle prime armi e non ha intenzione di spendere cifre folli, come potete leggere all'interno della, come abbiamo spiegato nel dettaglio all'interno della recensione. Andiamo subito a effettuare l'unboxing, vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Ecco qui, allora, confezione abbastanza standard. Si comincia subito con la pedaliera, classica pedaliera entry level, molto semplice, eccola qui. Freno e acceleratore dotata dei classici potenziometri, cavetto con un RJ11 per inserirsi all'interno chiaramente della base che andremo a vedere tra poco, pedinatura niente di che, gomma non morbidissima, quindi abbiamo il sospetto che si dovranno trovare dei metodi alternativi per riuscire a bloccare questa pedaliera. Interessanti questi due piedini che servono a fermare la corsa, dei pedali. Plastica di bassa qualità sicuramente, pedaliera abbastanza semplice, ma appunto, come abbiamo detto, è sicuramente nella tipologia del prodotto di cui stiamo parlando. Andiamo a vedere il volante in sé, vediamo la confezione per bene, eccolo qui, manualistica e la base. Vediamo se all'interno della confezione c'è altro, pare proprio di no, quindi non sembrano esserci altre configurazioni, altri accessori particolari. Togliamolo dal suo cellophane, eccolo qua, base piuttosto semplice, sicuramente al suo interno non c'è un motore di chissà quali dimensioni, è fatto per essere attaccato con delle ventose a un piano. Le ventose sembrano peraltro funzionare piuttosto bene. Volante in plastica, però sembra avere tutta l'accessoristica al posto giusto. Sulla parte frontale, vedete, abbiamo le selezioni dei tasti con la croce direzionale, i tasti funzione. Qui sempre sulla parte alta abbiamo invece due tasti funzione che possono essere mappati per altri tipi di controlli. Qui dietro alette per le cambiate, il click si sente decisamente bene, quindi tra l'altro anche ergonomicamente sono sicuramente molto piacevoli al tatto. E qui in questa posizione, vedete, abbiamo la leva del cambio manuale per le cambiate sequenziali in avanti e in indietro. Il volante non ha chiaramente un'estensione di 900 gradi come accade per i volanti, diciamo, standard, ma lavora al massimo di 180 gradi nella direzione di destra e nella direzione di sinistra. Andiamo a dare un'occhiata qui nella parte sottostante, non vediamo nulla di particolare a parte chiaramente il cavo USB. Qui da qualche parte ci deve essere anche l'ingresso per l'RJ11
della pedaliera, che al momento però non riusciamo. Ah, eccolo qua, è qui esattamente sul, è qui sul frontale. Ah, abbiamo anche un tasto funzione, due tasti funzione qui nella parte posteriore, che possono essere attivati con i pollici. Sono un po' in alto, però si fa un po' fatica a raggiungerli, mentre è sicuramente più facile con i pollici raggiungere i tasti funzione qui sul frontale. Questo è il Trailblazer, qualità della plastica discreta, diciamo. Qui il rivestimento in gomma morbida è sicuramente piuttosto gradevole, per cui sembra dare una certa confidenza per quanto riguarda le sessioni di gioco prolungate. C'è da rivedere, probabilmente ci sarà da testare in maniera abbastanza accurata quella che è l'inclinazione del volante rispetto al piano, perché chiaramente non sembra esserci almeno la possibilità di effettuare delle regolazioni nell'inclinazione, quindi nel corso della recensione andremo ad esaminare più nel dettaglio questi aspetti. Questo è quindi il Trailblazer Racing Wheel di Speed King, di Speed Link, e ci lavoreremo su parecchio in ambito di recensione. Per quanto riguarda questo unboxing direi proprio che tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo prodotto. Ciao a tutti!